Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di Cina. Sono sempre Giulio, sono sempre al Locarno Film Festival in questa bellissima piazza grande, bella assolata, e vi volevo parlare di l'altro grande film che ho visto qua al Locarno Film Festival. Un film che è l'ennesima, non ce n'era bisogno, però l'ennesima prova di un maestro assoluto, personalmente un mito assoluto. Un uomo di un'intelligenza sopraffina che è in grado di parlare di politica, di denuncia, di società, di vita reale, di lavoro. E questo grande artista, regista è Ken Loach, che è venuto qua appunto al Locarno Film Festival a presentare qua in Piazza Grande il suo ultimo lavoro, che è The Old Oak, La Vecchia Quercia. La Vecchia Quercia è un pub ormai in declino. Siamo in un piccolo paesino dell'Inghilterra, uno dei classici location del cinema di Ken Loach, e lui racconta ancora una volta la vita. Nella fattispecie racconta il fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione all'interno di una comunità. Il protagonista è TJ, che è appunto quello che gestisce il pub, questo pub un po' bed and breakfast, decisamente in declino, con pochissimi clienti, ma lui con le unghie lo tiene aperto. E in questa comunità arrivano dei immigrati siriani che trovano ospitalità. Ma il loro arrivo non viene per niente ben accolto da una bella parte della comunità, anzi direi che è abbastanza ostile. E TJ farà amicizia con una giovane siriana, Yara, con la quale appunto intrattiene questo rapporto di amicizia, e troverà anche un nuovo stimolo, una nuova spinta per affrontare la sfida di tenere aperto il pub e cercare anche uno spiraglio nel futuro. Ovviamente TJ è un uomo disilluso, un uomo che vive da solo, con un cane, quindi insomma è già di per sé un uomo solo e abbastanza anche sconfortato. Ecco, questo arrivo lo aiuterà a recuperare un po' il senso anche della vita. Quello che invece però creerà problemi è alcune persone che frequentano il pub e anche altre persone della comunità che non vedranno di buon occhio questo arrivo dei migranti siriani, e non vedranno anche di buon occhio l'approccio che TJ avrà nei loro confronti. Il tutto si conclude con un finale decisamente elegante, poetico, che è un po' la summa di tutto il lavoro che ha fatto Ken Loach in oltre, vado così, a 40 anni di carriera. Ed è un finale che forse fa trasparire una sorta di piccola speranza che è ancora accesa per come bisognerebbe organizzare e avere un rapporto all'interno della comunità. Mentre per tutto il film io l'ho trovato un film sicuramente bellissimo, molto, molto amaro, anche un po' malinconico, che non lascia alcun spazio per la risata, l'ironia. L'atmosfera è, direi, dal punto di vista dell'umore, dello status, decisamente cupa, triste. E l'ironia non viene utilizzata in questo film da Ken Loach, forse proprio per dire che non c'è ormai più una sorta di speranza. Lui ha sempre usato, spesso usato l'ironia anche per stemperare o per comunicare. Ecco, qua invece non c'è proprio, però
la relazione d'amicizia che TJ ha con Yara è una bella storia di vita quotidiana e che Loach riesce, come fa in tutti i suoi film, in gran parte dei suoi film, e soprattutto nei migliori, raccontare la vita quotidiana, raccontare anche una comunità che era un tempo era molto prosperosa grazie al lavoro della miniera lì vicino, che adesso non è più in uso, quindi una comunità che non ha un futuro e che si deve confrontare con un'altra comunità di migranti. Insomma, ci sono tanti argomenti che Loach analizza e che lo fa con la sua infinita eleganza, semplicità. Cino è sempre molto diretto, arriva sempre alla testa, al cuore. Anche questo The Old Oak sa far questo. Ecco, poi devo anche essere sincero che avendolo incontrato, insomma, hai a che fare con veramente un grande regista, un grande maestro, uno che sa farsi capire, comunicare, ma nella assoluta semplicità, chiarezza e soprattutto, nonostante lui sia veramente uno dei più grandi registi viventi, non hai mai la sensazione che ti sta guardando dall'alto verso il basso, o che ti sta giudicando, o che ti sta facendo pesare la sua grandissima capacità. Quindi, insomma, è anche bello vedere. Poi il suo cinema è un cinema, si sa, un cinema politico, un cinema impegnato come ormai più nessuno fa, e quindi anche questo film fa breccia, è un film che ovviamente uscirà, è un film che verrà distribuito in Italia al cinema e che assolutamente consiglio di vedere, perché è che Loach, sa parlare con il cinema in maniera semplice, comune, chiaro. Quindi, gran bel film questo The Old Oak, presentato in Piazza Grande. Per questa recensione è tutto, ciao a tutti, alla prossima!